siamo nelle sale di questa bellissima mostra che è l'epilogo di un premio, del premio Giovani Artisti PARC. Oggi è stata la cerimonia di premiazione e sono davvero felice di poter essere qui in mezzo a queste splendide opere. Questo progetto nasce grazie alla sensibilità di Letizia Moratti, che ha creduto in questa nostra idea e che ha voluto farla diventare una mostra e un premio. Un premio a giovani artisti e giovani artiste italiane, un premio che permette ad artisti giovani di farsi conoscere ad un pubblico sempre più ampio. I tre artisti, per l'esattezza i quattro artisti, perché vi è Benny Bosetto, che è l'artista che appunto ha vinto il primo premio, vi è Rossetti, un artista secondo premio, e poi abbiamo due ex aequo terzo premio, quindi un premio variegato, mezzi media variegati, ma soprattutto una grande energia in queste opere e soprattutto una importante occasione per questi giovani artisti di essere poi presenti nelle sale di questo meraviglioso museo in dialogo con artisti di generazioni più grandi. Quindi una fantastica occasione per i nostri artisti italiani di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio. E quindi un arrivederci, perché tra 2 anni saremo di nuovo qua con la seconda edizione di questo premio, con altre proposte, con altri giovani artisti e artiste da far conoscere al mondo intero. Si conclude oggi un evento importante, cioè il Premio Artisti Italiani PARC, un evento che è la possibilità che il premio stesso offre degli artisti di esprimere la propria creatività ed essere quindi sostenuti da questo premio. E in un momento come questo, di grande difficoltà per tutti i settori, avere la possibilità di esprimersi e di arrivare a costruire e proporre al pubblico la propria creatività è un valore aggiunto in un museo che si propone, un museo come il PARC, si propone di raccontare l'arte contemporanea al grande pubblico.